Vista la dimensione del convegno, abbiamo chiesto e ottenuto l'ospitalità della Camera di Commercio, con la quale abbiamo un ottimo rapporto operativo. Convegno importante, tema importante anche e soprattutto per chi come noi si occupa di pediatria, per cui dei più giovani, il tema dell'alimentazione è assolutamente strategico. Perché è così importante la nuova etichettatura dal dicembre 2016? È importante perché salvaguarda il consumatore, ma salvaguarda anche il prodotto che viene realizzato dalle imprese. Noi abbiamo tante piccole imprese, la realtà ligure, la realtà genovese è fatta da migliaia di piccole imprese del settore agroalimentare che producono degli alimenti ottimi, sani, ma che devono dimostrare questa cosa sui mercati, soprattutto sui mercati internazionali dove c'è un falso made in Italy e devono combattere questo falso made in Italy. Per combattere questo falso made in Italy devono soprattutto dare al consumatore una lettura chiara di come vengono prodotti i loro alimenti, che vengono prodotti con ingredienti sani. E questa è importante che questo elemento venga messo nell'etichetta. Quindi le imprese che in un primo momento hanno visto come un obbligo, il solito obbligo dell'Unione Europea, poi alla fine hanno capito che è molto importante per il Made in Italy, per l'agroalimentare italiano, che invece il consumatore, anche il consumatore estero, sappia da dove provengono la filiera che ha definito questa produzione. Dalla nuova etichettatura che sarà obbligatoria a fine 2016, che cosa deve sapere il consumatore? Qual è la cosa più importante? Beh, le cose importanti sono diverse. Dal dicembre 2016 sarà obbligatorio inserire l'etichettatura nutrizionale, che significa dare al consumatore la composizione dell'alimento nelle sue varie componenti, appunto, di energia e di nutrizione. I carboidrati, i grassi, il sodio, le fibre sono gli elementi che dovranno essere indicati e che quindi il consumatore potrà valutare se quel prodotto ha una composizione che per la sua alimentazione specifica, per la sua anche differenziazione di alimenti che ha, è giusto acquistare o meno. Le differenze rispetto ad oggi? Ma adesso fino al 2014, perché ormai tante ditte hanno inserito l'etichettatura nutrizionale, prima difficilmente vi era una indicazione e soprattutto non erano codificate. Attualmente dovranno essere poste in rapporto a 100 grammi di prodotto, quindi si può fare una comparazione tra i vari prodotti. Prima c'erano indicazioni in maniera difforme, magari a porzione o a cucchiaio, e quindi non si aveva un'indicazione precisa. Attualmente il consumatore troverà le indicazioni riferite a 100 grammi di prodotto.